Parliamo di questo e tutti gli altri temi, Dario Bersani, alle 8:30 col nostro Stefano Petrucci. Buongiorno Stefano. Ciao, buongiorno. Stefano, ciao. Buongiorno a te. Stefano, si parla anche di Milan per Antonio Conte adesso. Beh, sarebbe abbastanza clamoroso, direi. La cosa che mi sembra evidente, forse sorprendente per alcuni, non per chi tiene conto che all'estero fanno altre considerazioni, e che non ha queste strepitose offerte. Anche in una stagione in cui indubbiamente il ballo delle panchine è abbastanza importante, un po' poteva essere ancora più importante qualora il Paris Saint Germain avesse deciso di cambiare, no? Invece la conferma di Blanc in qualche modo ha chiuso le porte a un avvicinamento molto interessante, anche visto insomma le potenzialità di quella società. Per il resto c'è anche il Monaco in Francia, ma il Monaco non è decisamente un club attrattivo, e adesso anche il Milan. Certo, Milan ha dato un sacco di soldi a Seedorf, che non è che farebbe fatica anche in questo periodo, diciamo, di limoni neri, di appagare l'allenatore, perché penso che voglia ripartire esattamente da quello. Beh, insomma, sarebbe una scelta molto, ma anche molto complicata per lo stesso Conte, però dal punto di vista della sua immagine presso i tifosi, perché un conto è andare all'estero, un conto è restare in Italia contro una squadra che insomma non ha, praticamente non c'è nei confronti del Milan, forse l'antipatia viscerale che gli juventini provano per l'Inter, ma insomma non credo che sia una cosa che piacerebbe moltissimo ai tifosi. No, decisamente no. Non escludiamo, Stefano, l'ipotesi Manfrina, l'ipotesi Tarantella, non possiamo. Io non escludo per niente, ma non escludo per niente, e tutto sommato devo dire che se volessi fare un romanista malizioso è quella che più auspicherei, cioè la soluzione che rimane Conte, perché rimane un Conte che o c'hanno veramente la fortuna e la forza che tutto quanto gli arriva alla grande, come è andato quest'anno, oppure diventa molto complicato. Infatti era la domanda che ti avremmo rivolto, sai, che cosa deve augurarsi il tifoso della Roma? Stefano va un po' in controtendenza. Sì, rispetto a quello che è il pensiero comune, perché si dice se va via Conte, si dice poi perde tanto la Juventus, però Stefano dice che Conte sarebbe? Io qualche... certo, oddio, se dovessero poi clamorosamente, cioè, ci andasse Valdelli... Sarei entusiasta, ecco, nel senso, no, in prospettiva romanista. Se invece però dovesse azzeccare una scelta, la Juve è abbastanza incartata, nel senso che Mancini è un allenatore sicuramente da Juventus, ma che non si può presentare perché è troppo legato alla squadra che la Juve odia di più dopo la vicenda degli scudetti patteggiati, no? E poi ripresi, poi recuperati. Pensavo che sia un'altra cosa molto, molto legata e molto, molto italiana. E altri allenatori non è che ci sono all'orizzonte tecnici, si parlava anche della possibilità di Simeone, ma sono tutti allenatori che hanno altre targhe, hanno altre provenienze. Tanto, guarda caso, molti sono passati per l'Inter. Ieri dicevamo nel nostro spazio, dice l'allenatore che può, di questi, non di primissima fascia, ma che comunque può diventare di primissima fascia, Mihajlovic, no? Dice uno che c'ha il carattere di Conte, e un altro che ha giocato tanto, è molto legato all'Inter, va bene, è ideale, cioè non è semplice, no? Per una tifoseria come quella della Juventus far passare, perché siamo degli ex, l'ex è Prandelli, e ti dico, magari ci cascano, ecco, lo dico con grande franchezza, perché a me sembra veramente, cioè, con quella sarebbe proprio l'uomo giusto al posto giusto. Ma ecco, ci colleghiamo subito con questo link che hai fatto tu, Stefano, alle dichiarazioni di Prandelli ieri rilasciate all'Ansa sull'applicazione. Ancora una volta ci lascia un po' sgomenti di questo famigerato codice etico. Ma lui si è totalmente incartato su una cosa cretina, che sì, vuol dire il codice etico. D'accordissimo. Il codice etico può essere uno che se vende le partite, cioè allora può scattare, uno che ha proditoriamente spezzato una gamba a un avversario, ma uno che dà un pugno, uno che dà una gomitata, uno adesso non voglio fare pugno, ma anche se non è, lo dico oggi per Chiellini, come l'ho detto per Destro, ma ci sta, nel calcio ci sta sempre. Poi uno può trovare più o meno gradevole la vicenda. Il resto, anche, parliamoci chiaro, anche Destro negò, no? Cioè, no, c'avevo gli occhi chiusi, vabbè, se dai una pizza a uno, pure gli occhi chiusi te lo ricordi, no? Lo senti il guanciotto di quello che hai centrato con una manata, insomma, no? Non è che se c'hai gli occhi chiusi, no? E ho dato un destro. E questo fa ride, questo parla dello schema, c'è, cioè, ancora più grottesco. Però, ripeto, sono cose di gioco.
sono cose, ecco, la cosa orrenda di Chiellini è quella che fa con Mertens, quella sì, quella è una cosa, quella è proprio una viglia a casa. Sono qua, ma lì figurati, c'è il guardellino che si prende la briga di Alporo Mertens, che è rimbambito da una ciabattata senza precedenti, dice no no tranquillo, ho visto, non l'ha fatto apposta. Allora figurati, addirittura ci si corre uno in soccorso, però ripeto, è un argomento talmente idiota che poteva tirarlo fuori soltanto Prandelli e questa federazione. Cioè nel calcio ci è uno sport di contatto, uno sport molto, molto maschio, chiamiamo un termine che detesto, ma insomma è uno sport duro, che, e ci sono i contrasti, specialmente col calcio che si gioca alla velocità di adesso. Bisognerebbe, il codice etico dovrebbe valere per altre situazioni, il codice etico andrebbe applicato per quelli che hanno fatto, che hanno dato ieri 3 anni e mezzo di squalifica ai Dusei, che non giocava nemmeno, che ha fatto 3 partite nel Bari, era l'unico imbecille che si vendeva le partite nel Bari di Conte. Ma pure magari per chi pagava contanti al tabaccaio e scommesse, te lo ricordi lì? Esatto. Faticava a giustificare 1,5 milioni quella, di euro, no? Per qualcuno che insomma, l'etica non sa neanche come si scrive proprio su un foglio di carta, penso ad attaccanti, a portieri, a tutti e a nessuno. Però nel momento in cui ti vai a chiudere, come hai detto tu, per questi pertugi così, così stretti, così impervi, poi o lo fai in continuazione per chiunque, altrimenti perdi proprio credibilità, Stefano, perché come fa? Ma pure presso il gruppo, io credo. Ma è questo il discorso, già in assoluto in un paese come questo è scivoloso, ecco, per non dire tragicomico, parlare di etica, no? Perché vediamo altri, cioè è una cosa, è un concetto che io mi domando se ancora appartiene alla cultura dell'italiano medio, cioè cos'è etico? È etico non pagare le tasse, è etico non anche i minorenni, è etico essere uomini pubblici, avere una vita privata disgustosa, cos'è etico che favorire, patteggiare, favorire i mafiosi? Dove sta l'etica? Quindi già ci mancava Prandelli, ecco, in un paese come questo mancava Prandelli, con quello che vediamo che succede negli stadi, attorno agli stadi, ovunque, insomma, no? Ripeto, quando uno, insomma, questa è la moda di questa gestione del calcio, no? Che si è inventata il razzismo territoriale, ha accettato ad essere tifoso, cioè ogni volta che fanno una cosa fanno una minchiata. L'inno all'ipocrisia. Che peggiora, esatto, che peggiora la situazione, cioè, e si incartano in situazioni pratiche che poi sono complicatissime. Adesso Prandelli, che vuoi che ti dica? Cioè, d'altra parte ieri non poteva essere diversamente, no? Perché con quello che era successo con destra, noi abbiamo visto il contatto destro a Stori più volte di quanto abbiamo inquadrato Aliashka che spara al Papa. Era evidente che qualcosa dovesse accadere anche per Chiellini, del resto adesso è perfetto, no? Questo è il loro alibi, è la loro maschera, dice, avete visto? Siamo imparziali, ha colpito pure la Juventus, perché appena è finito. Dal punto di vista nazionale non succede niente, che Prandelli figure gli via un colpo solo all'idea di perdere un giocatore che già non sa chi portare in Brasile. È un altro sistema ipocrita per cercare di far vedere che la legge è uguale per tutti. E dai, Stefano, sono questi, poi si parla molto pure della panchina del Milan e si parla di Roma, che è al momento la società, la squadra che dà più certezze anche in prospettiva, non che la Juventus non ne abbia, però la questione in ballo per Antonio Conte chiaramente tiene un po' tutti appesi, pure a Torino, soprattutto a Torino, la Roma sembra veramente quella in grado di poter ripartire senza aver stravolto nulla, anzi potenziando, con la bella notizia che è arrivata, esatto, che arriverà domenica mattina da Pjanic, lo diciamo pure prima, Stefano, senza che in queste ore, in questi giorni necessariamente debba finire in copertina Benatia perché lo vogliono tutti, o lo stesso Pjanic perché può partire lo stesso. Allora perché abbiamo parlato di contratto se poi dobbiamo dire che parte lo stesso? Però questo è un aspetto importante, sottolineiamo Augusto, Stefano, cioè sfruttare assolutamente questo abbrivio. Onda lunga, dai. Questo abbrivio potendo contare su diverse certezze in più rispetto alle altre grandi o presunte tali, perché poi pure per le milanesi risalire sarà complicato, senza neanche a chi affidarti. Di fronte a un orizzonte molto interessante. Il fuso romanista fa delle semplificazioni che mi fanno impazzire. Io dissi anche ieri, ho sentito in tarda serata qui con una nuova chiamata, ho detto con questi 3 giocatori scudetto sicuro. Ci si dimentica sempre che ci sono gli avversari, no? Noi in questo momento
abbiamo delle quasi certezze, no, relative, su, perché la campagna acquisti è un bel mistero che la Roma opera per fortuna sempre a fari spenti, su quello che succede qua, ma non abbiamo nessuna idea di quello che può fare il Napoli, non sappiamo minimamente quello che può fare la Juventus. Dove sta scritto che questi si possono rinforzare? O che qualcuno ritoppa la campagna acquisti, che Benitez ripropone un'altra volta questo calcio che sembra efficacissimo nei faccia a faccia e poi a gioco lungo, no? Sembra il... come si chiamano quei grandi, sono dei campioni famosissimi nel ciclismo, quando il ciclismo era uno sport, c'erano quei campioni che erano non erano mai da corsa a tappe, no? Si diceva pure di Merckx, io ero un ragazzino, mi ricordo quando partì di Merckx, cominciò il mito di Merckx, e inizialmente sembrava uno formidabile nelle crono, formidabile nella corsa in linea, nella corsa secca, ma dice questo come fa a ripetere, no? Questa energia a riproporla anche nei tour, nei giri, infatti vinse tutti, ma perché evolse, però c'erano quelli che erano rimasti formidabili, le grandi classiche, magari. Sì, ma anche il campionato del mondo, no? Che è una giornata, che è una cosa, sì, in quella gara vincono e poi non riescono a vincere. E il Napoli dà questa sensazione, l'ha data quest'anno però, cioè come probabilmente insomma qualcosa rivedranno tutti, Napoli sicuramente rivedrà moltissimo, perché si troverà costretto anche a rivedere completamente la preparazione, visto che sarà un'altra stagione, comincerà per loro molto presto, la stessa cosa per chi dovesse fare addirittura i preliminari di Europa League, come toccherà a chi adesso se scannano per i sesti, poi vedrete che divertimento cominciare tra due settimane a preparare la stagione, perché devi essere pronto praticamente nel cuore dell'estate. Quindi attenzione, questa cosa, ci prendo Vertonghen, che ne so, i Turbe, ed è scudetto sicuro. Sì, speriamo, nel senso che io sono convinto che la Roma partirà, la Roma sicuramente parte ai blocchi di partenza tra le favorite, le due o tre che saranno favorite, però vediamo un secondo gli altri che fanno, vediamo ecco chi sarà l'allenatore. Cioè, tante cose possono succedere. La Roma, ecco, rispetto agli altri, c'ha questo vantaggio. Prima degli altri si può attrezzare, innanzitutto, soprattutto rispetto agli altri c'ha l'allenatore, perché lo stesso Benitez che ho nominato non è una certezza assoluta di vittoria, e l'ho dimostrato, e non soltanto quest'anno a Napoli, e gli altri addirittura lo devono cercare. O se ritrovano in casa magari qualcuno che ci rimane in assenza di offerte alternative interessanti, perché se non se ne andrebbe. Questo è un enorme vantaggio che la Roma c'ha. Poi però vediamo lo sviluppo del mercato, perché ripeto, il mercato non è aperto, non è che hanno fatto le sanzioni come ci fecero noi dopo Mexes, no? Gli altri sono bloccati e puoi comprare soltanto te, il mercato lo fanno gli altri, sì. E come noi siamo stati bravi e fortunati, può capitare anche altrove, insomma. E lo vedremo, Stefano. Il mercato è lungo, ancora deve cominciare, l'abbiamo detto. L'appuntamento con te nel pomeriggio e poi ci ritroviamo domani mattina. Grazie per il momento, buona giornata, Stefano. Ciao, grazie, ciao Stefano.